Sono Gabriele Cuda, ho 22 anni e studio Scienze per la Pace all'Università di Pisa. Sono Noemi, ho 20 anni e studio Scienze Politiche a Firenze e ho iniziato a praticare nel 2018. Portiamo la fiaccola del coraggio illuminando la strada per me. In realtà, avendo la famiglia buddista, non ho mai avuto un periodo senza pratica. Ho sempre conosciuto la pratica anche da bambino. Però c'è stato un momento in cui ho cominciato a frequentare i meeting futuro. E sinceramente anche per un motivo abbastanza banale, per così dire, perché mio fratello partecipava ai meeting, tornava a casa con uno stato vitale altissimo e allora ho deciso, no, scusa, anch'io voglio essere così figo e partecipare ai meeting. E quindi niente, ho cominciato a partecipare e lì ho visto davvero un ambiente meraviglioso, perché nonostante avessi 12 anni e ero il più piccolo sicuramente, o comunque uno dei più piccoli, le persone che c'erano comunque riuscivano a comunicare con me, riuscivano a interagire, soprattutto mi sentivo accolto, nonostante comunque a quell'età anche un solo anno di differenza sembra immenso. E quindi ho trovato veramente un bel ambiente e un sacco di amici. Io ho iniziato a praticare nel 2013, quando i miei genitori stavano litigando molto spesso e erano vicini alla separazione. Sono riuscita, grazie a mia sorella, a vincere su questa sofferenza e nei miei successivi 3-4 anni i miei genitori, tornati insieme pacificamente, mi hanno incoraggiato a frequentare i meeting futuro. Poi nel 2018, dopo la rottura con il mio ragazzo, ho deciso di prendere il Gonzon. Allora, nel momento in cui ho cominciato a praticare, ho sentito un cambiamento nello stato vitale soprattutto. Mi rendo conto che anche nei momenti un po' più giù, quindi quando non riesco ad essere propriamente costante nella pratica, lo stato vitale è quello che cambia. Cioè, molto più giù di morale, molto più triste, mentre nei momenti in cui invece riesco ad essere costante, la trasformazione davvero anche sia mia ma anche dell'ambiente è notevole. Quando ho iniziato a praticare sono riuscita a trasformare profondamente una sofferenza che era dentro di me e era radicata dentro, e ora sono capace perfettamente di adattare la me a chi ho davanti e cercare di costruire un dialogo meraviglioso nonostante le differenze. La recitazione giornaliera per me è fondamentale. La mattina recito per essere determinata e costante nello studio e per avere una giornata dove poter affrontare qualsiasi difficoltà con lo stato vitale più alto possibile. E la sera recito per ringraziare di come la giornata è andata e per determinare che la giornata successiva sia ancora più bella di quella che ho appena vissuto. Fede uguale a vita quotidiana, quindi in realtà mi rendo conto che la maggior parte delle scelte che faccio e che ho fatto dipendono dal fatto che comunque sia buddista, perché essendo anche nato in una famiglia buddista, comunque la cultura, gli insegnamenti che ho ricevuto sono quelli della filosofia buddista, e questa cosa mi ha sicuramente influenzato anche nella vita quotidiana, in tutto, nel lavoro, nello studio, ha influenzato profondamente quello che sono adesso. Per la giustizia, la libertà e il bene, nuova rivoluzione, umana generazione. Per me far parte della Soka Gakkai mi ha permesso di conoscere persone profondamente diverse da me, con cui non avrei mai fatto amicizia e che invece oggi rispetto e amo profondamente. Inoltre mi ha permesso di non sentirmi mai sola e anche nei momenti più bui di avere qualcuno con cui sfogarmi e da cui essere rassicurata. Ho potuto anche prendere consapevolezza della presenza nel mondo di persone meravigliose come Daisaku Ikeda,
che nonostante non mi conosca mi ha incoraggiato tantissimo durante questi anni e lo ringrazio profondamente per questo. Allora, sinceramente ce ne sono stati tanti, però penso che quello decisivo sia stato nel momento in cui ho passato l'esame di maturità, cioè tutta la scuola in generale, l'ultimo triennio, perché sono una persona molto pigra, che tende a procrastinare spesso e quindi non sono neanche troppo costante. E invece l'esperienza che ho fatto a scuola, impegnandomi comunque a svegliarmi tutte le mattine un po' prima per recitare Daimoku, Gongyo, diciamo mi ha insegnato proprio a essere molto più costante e questa cosa si è ha dato un ottimo risultato con l'esame di maturità, che ho preso un ottimo voto e è stato proprio bello il fatto di aver visto che comunque un impegno costante ha portato dei buoni risultati. Mi influenzano bene, nel senso che il fatto comunque di recitare quotidianamente, costantemente e alzare il proprio stato vitale poi mi fa affrontare anche diversamente comunque le difficoltà che posso incontrare poi nella vita quotidiana. E quindi è sicuramente molto importante, sì, questo. Portiamo la fiaccola della vittoria, c'è dunque una decisione nel cuore, voglio tenere un po'. La pratica mi ha permesso di capire, insieme all'attività dei meeting, che tutte le persone si meritano di essere felici e tutte si meritano di essere aiutate e incoraggiate quando affrontano un momento di difficoltà o vivono nella sofferenza. Inoltre, ho potuto conoscere organizzazioni e attività che prima non pensavo neanche esistessero. Per esempio, la Senza Atomica, la campagna per sensibilizzare al disarmo nucleare, mi interessa moltissimo. E un'altra occasione che ho conosciuto recentemente è la Mostra dell'Eredità per la Vita, che insieme alla campagna Cambio Io, Cambio il Mondo, mira a sensibilizzare la protezione del pianeta. Ultimamente rileggo spesso un estratto del diario giovanile di Daisaku Ikeda. Perché soffri tanto? Perché piangi così tanto? Perché ti preoccupi così? Soffri, per quanto è necessario, affinché i verdi germogli emergano dalla terra fragante, diretti verso il cielo. Piangi, per quanto è necessario, perché non puoi fare a meno di piangere, fino al momento in cui sorgerà il sole dietro le nuvole. Preoccupati, per quanto è necessario, perché finché l'oscurità della notte non passa, non potrai ammirare il solenne irrompere dell'alba. Di questa nazione. Oh, there's a coming.